altre altre, confrontarci con una realtà che non riusciamo a capire, che ci fa immaginare chissà che. Si ripete questo schema, e forse anche nel nostro approccio con le culture altre, a volte abbiamo ancora dei pregiudizi che rimangono, anche se bisogna dire che fortunatamente questo processo, che non è di oggi, spesso quando si dice globalizzazione lo si usa come una parolaccia, in realtà è un processo in atto da secoli di avvicinamento fra culture. Ne avevo parlato lo scorso anno di questa straordinaria mostra realizzata da Victorian Dublin Museum a Londra dal titolo Encounters, dove veniva dimostrato come tra la fine del 200 e l'inizio dell'800 la trasmissione di elementi culturali fra Oriente e Occidente è avvenuta attraverso i canali della diplomazia, dei commerci, eccetera, a tal punto che vi sono oggetti che noi consideriamo nostri come matrice culturale, che in realtà sono di derivazione orientale e viceversa. Ecco, nel debito che la nostra cultura artistica del Novecento ha nei confronti delle culture altre, come sottolineava giustamente Tiziano prima, penso che oggi siamo tutti convinti di come si siano sommate, stratificate, eccetera, a un punto che non riusciamo più a identificare perfettamente quale sia l'origine, ma in fondo non ci interessa neanche tanto. Quello che ci interessa è che forse finalmente abbiamo una dimensione davvero universale dell'espressione artistica, dove per ogni tipo di umanità vi è spazio per l'espressione propria dell'arte e della creatività. Ecco, noi avremmo finito, se ci sono delle domande. Estremamente chiaro, estremamente veloce. C'era il professor Paolini che stamattina mi ha detto una cosa, però è molto nemico per via dell'università, mi ha detto una cosa che mi ha così interessato, una domanda, era la seguente, dice, come mai la cultura, che forse la vuoi dire tu la domanda più articolata, così forse posso rispondere. Del suo tempo, di quelle che abbiamo chiamato culture altre,
Picasso non si spaventava nell'effettivamente definire la sua operazione una vera e propria operazione anche di rapina, di furto, proprio perché Picasso era talmente vorace che non solo, tra virgolette, rapinava le altre culture, ma rapinava anche quello che vedeva dagli altri colleghi, e c'era effettivamente questa sorta di competizione a distanza tra Picasso e Matisse sul fatto che comunque tutti e due gli artisti erano comunque ritenuti dei grandi artisti, dei grandi maestri. Picasso aveva, come dire, forse nel suo DNA proprio questa dinamica competitiva, di avanzamento che non deve avvenire pacificamente ma anche per strappi, quindi tutto quello che gli serviva, tutto il materiale visivo che gli serviva, lui non si vergognava di riprenderlo, di prenderlo, di trasformarlo, di plasmarlo, e proprio in questo senso, quando si vuole definire l'opera di Picasso, è estremamente difficile, si parla di periodo blu, di periodo rosa, di periodo cubista, di periodo legato, non so, alla riscoperta del Mediterraneo, cioè Picasso è una sorta di sperimentatore, perlomeno fino agli anni 60, di manipolatore di oggetti. La scultura effettivamente viene, lui si serve di qualsiasi materiale, di un pezzo di ferro, di un pezzo di legno, li assembla, li storpia, chiaramente prendendo, avendo grossi debiti nei confronti soprattutto delle maschere africane. Ma questo proprio, come dire, essendo una persona onnivora proprio nel procedere, in caso aveva un'attività frenetica al termine della sua lunga vita, ha messo a dura prova lo Stato francese quando si è trattato di inventariare le opere da lui realizzate, proprio per le migliaia e migliaia di opere prodotte dalla pittura, dalle opere su tela, ma al campo della scultura, al campo della ceramica, cioè qualsiasi attività lui effettuava, faceva fuoriuscire sculture, materiali diversi, stampe, grafiche, non so, c'è tutta la serie sulla tauromachia in cui lui prende nella tradizione appunto catalana, la sua tradizione, la mescola alla grande pittura, per cui gli interessa molto per esempio anche l'idea del sacrificio che